Cosa succede quando un team russo cerca di dare vita al cugino di The Banner Saga? Scopriamolo nella recensione di Ash of Gods Redemption. Grazie ad Aurum Dust nella persona di Polina, ho potuto provare il gioco prima della sua uscita finale, ma alcuni dettagli erano ancora da terminare, tenetene conto. Ash of Gods è un gioco di ruolo story-driven, dove ci troveremo nei panni di tre personaggi distinti come leader di altrettanti gruppi nel tentativo di salvare il nostro mondo dall'imminente devastazione. L'ambientazione e la lore del mondo sono davvero originali, accattivanti ed elaborati, facendoci immergere in questo mondo fantasy con le sue regole, tradizioni e storie. Purtroppo nei primi istanti di gioco la narrazione non ce la fa, ed i dialoghi risultano davvero scadenti, ma non fatevi scoraggiare. Una volta superata la parte di prologo, c'è un netto miglioramento che fa dimenticare questa defiance. I combattimenti avvengono su una mappa a scacchiera, sono a turni e vedono una interessante caratteristica di gestione di stamina e vitalità, che si unisce a numerose skill e classi per i personaggi. Nel sistema si integra anche una componente magica sotto forma di carte che possono essere cercate e comprate per poi avere delle abilità utilizzabili in battaglia. Ho fatto poco uso di queste abilità, ma mi è parso che potessero essere migliorate e rese più interessanti. Un'altra pecca, seppur lieve, è che talvolta l'AI dell'avversario non effettua scelte molto sagaci, permettendoci di trarre vantaggio dal suo agire. Nel compenso, il combattimento resta comunque molto interessante ed avvincente, anche grazie alle animazioni in motion capture che sono ottime, seppur talvolta inciampino. Mantenere tutto il gruppo in salute richiederà una gestione di oro e Strix, un tipo di pietre che sono indispensabili per la sopravvivenza. Queste ultime sono un ottimo modo per farci sentire la pressione e la fretta del giungere a destinazione, e se trascurate un poco possono farci cadere in un circolo vizioso che ci vedrà costretti a sacrificare alcuni dei nostri fedeli compagni. Chi fare morire è una scelta ardua, e la caratterizzazione di chi incontriamo è ben fatta, quindi è facile intristirsi per la dipartita di un amico. Il gioco ci presenta altre scelte che metteranno in dubbio la nostra morale. Siamo disposti a cedere a mezzi come la tortura, il furto, la desecrazione di cadaveri per tentare di mantenere in vita il nostro gruppo? Graficamente mi ha decisamente colpito. Confondare i 2D curatissimi e ritratti dei protagonisti dalle fattezze sempre interessanti. Inoltre, le cutscene sono ricche di qualità, nonostante sempre basate sulle due dimensioni. Il comparto sonoro regge pienamente quello grafico, con una soundtrack di tutto rispetto, soprattutto per i momenti ricchi di pathos o per gli effetti sonori. Nonostante il gioco contenga parecchie centinaia di migliaia di parole, tutti i testi sono tradotti in italiano, sebbene io l'abbia giocato quando ancora mancava circa il 3% al termine della traduzione, finendo per incappare in errori e sezioni ancora in russo. Consiglio comunque di giocarlo in inglese, a meno che non conosciate bene il russo. Ho riscontrato che il lessico e la prosa sono di qualità superiore all'italiano. Un'ultima nota da sistemare, ma su cui sto già discutendo con il team di sviluppo, è la gestione dei salvataggi. Completamente automatica, talvolta non incontra la necessità di caricamento del giocatore. Per tirare le somme, secondo me la qualità del gioco è nettamente al di sopra della media, con una durata di 20 ore e una buona rigiocabilità dovuta ad innumerevoli scelte e finali differenti. Avviando il gioco non avrei pensato che questo indie potesse dare così tanto in trama, gameplay e ambientazione. Quindi ora resto entusiasta di averlo potuto provare. Potrete trovare Ash of Gods per tutte le piattaforme, anche DRM Free, mentre il prezzo, ora che vi sto parlando, non è ancora stato annunciato. Per questa recensione è tutto, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non lo aveste già fatto. Ciao a tutti!